considerazione semplice. Una letteratura non nasce se prima non nasce una lingua. E infatti lo studio della letteratura italiana comincia con alcuni testi che non hanno valore letterario, ma sono molto importanti. Rappresentano le prime tracce scritte della nostra lingua. Una lingua che all'inizio è un misto di latino e di quello che sarà poi l'italiano. Tra i testi delle origini devi citare per forza un atto giudiziario. È un documento ufficiale del 960 d.C., il famoso Placito di Capua. In questo documento si riporta la dichiarazione di un contadino davanti a un giudice. Il contadino parla l'italiano delle origini, ossia il volgare, la lingua usata dal volgo, cioè dal popolo. È in corso una disputa sulla proprietà di alcuni terreni tra l'abbazia di Montecassino e un nobile locale. Il contadino interviene e dice: «Sao che le terre, perché li fini, qui chi contene, 30 anni le possette, parte sancti benedicti. So che quelle terre, entro quei confini di cui si parla, le ha possedute per 30 anni l'abbazia di Montecassino». Quindi, il Placito di Capua è del X secolo. Ma prima che il volgare venga usato come lingua letteraria, bisogna aspettare un altro po', quasi 300 anni. La prima testimonianza letteraria poetica in volgare è infatti del XIII secolo. Si tratta del Cantico di Frate Sole di San Francesco d'Assisi. Dagli un'occhiata e poi ripassa da qui, ripassa da noi.